Questa volta voglio far partire la puntata in un modo alternativo. Vi farò sentire una citazione di Kanye West che prende ispirazione da un grande poeta toscano. If in the world there was a little good and everyone considered himself his brother, there would be less thoughts and less pain and the world would be much more beautiful. E benvenuti ad una nuova puntata, un nuovo notiziario, signori, qui con Zeb. La seconda volta che rifaccio il video perché era tutto fuori fuoco. Che bello, iscriviti per favore. Come sempre partiamo con le uscite della settimana. Primo album che vi cito è l'ultimo degli Els, Selected Works. In realtà è una raccolta di brani già usciti in precedenza, un sacco di featuring tra Poppy, i Bad Omens, i Lamb of God. È una figata. È uscito anche il nuovo singolo degli Orange Goblin, un progetto doom stoner metal veramente figo, un po' old style ma a me piacciono molto. Il singolo si chiama Cemetery Rats. È uscito anche il nuovo singolo del mio amico Blasphemian, Sweet Dreams, andatelo ad ascoltare e supportatelo. Parliamo di una tragica scomparsa. Purtroppo il 7 maggio, molti di voi già lo sapranno, è venuto a mancare Stephen Frank Albini, una figura importantissima per la scena alternative rock, alternative metal statunitense. Albini è stato un grande produttore discografico, musicista, cantante, ingegnere del suono, ha collaborato con un'infinità di band, dai Nirvana ai Pixies, a PJ Harvey, insomma sarà una mancanza sostanziosa nella scena. Passiamo adesso a un'altra notizia e vi leggerò un passaggio. Nel profondo della trincea di un luogo sconosciuto giace un uomo morto aggrappato al fondo di un trono. In fondo a un buco in cui nessuno vuole andare, è il diavolo che conosci che deve tenere testa alla tua anima malvagia. Questa non è una citazione di una sessione di D&D, ma è un pezzo della canzone nuova che ha fatto uscire Ronnie Radke, il frontman dei Falling Reverse, in collaborazione con Alex the Terrible, una collaborazione ormai telefonatissima, ce lo aspettavamo, insieme anche al rapper Tech Nine. Il pezzo è la classica martellata alla Falling in Reverse. Ormai hanno preso questa wave di di fare delle super hit impazzite, passaggi tra il metal e il rap. C'è gente che condanna questa scelta perché vuole essere solamente un sistema per fare un sacco di view, perché ai ragazzi, alla Gen Z eccetera vogliono questa roba un po' impazzita. Ok, però fondamentalmente poi funziona. Diciamo che per i DJ set è un brano perfetto. Questo singolo preannuncia anche l'uscita dell'album. Si chiamerà Popular Monster e la copertina è una scopiazzata pesissima di molti lavori fatti da storici trapper. Ora a molti di voi non interesserà la cosa, ma voglio comunque parlarne. Vi prometto che ci metterò pochissimo, anzi 15 secondi contati. E in questi 15 secondi vi racconterò le cose più assurde avvenute all'Eurovision 2024. Pronti? Juice Clean è stato squalificato per commenti sessisti e intimidazione nei confronti di una donna della troupe. La Rai ha fatto trapelare i voti degli italiani nonostante fosse vietato dal regolamento del festival. Durante l'esibizione della cantante israeliana partono fischi e cori pro la Palestina. Nemo, il cantante svizzero, vince l'Eurovision e spacca il premio. Durante la sua ultima esibizione si taglia un dito. Fine. Passo la palla a Daniele Montesi e lo sfido ad essere più veloce di me. Buonasera, vi faccio vedere 4 album incredibili usciti questa settimana. 1, 2, 3, 4. Grazie. Hai vinto. È stata ufficialmente annunciata la data di uscita del film dei Ghost, Right Here, Right Now. Molti di voi lo aspettavano, molti di voi non gliene fregava niente. La pellicola unirà un racconto fictional alle immagini registrate dal vivo durante i concerti tenuti al Forum di Inglewood, California. Infatti in queste due date è stato severamente proibito al pubblico di fare la qualunque tipologia di ripresa. Per chi fosse interessato fate attenzione, perché il film verrà distribuito in tutto il mondo ma solamente dal 20 al 22 giugno in alcune sale specifiche. I biglietti saranno disponibili dal 9 maggio. E voi andrete a vederlo il film? Cosa ne pensate riguardo? Fatemelo sapere nei commenti. Ed ora finalmente, per la gioia di molti, passiamo alle vostre unpopular opinion musicali. Vi ricordo che se siete interessati e volete mandarmi la vostra unpopular opinion potete farlo direttamente da Instagram. E vi consiglio ovviamente di seguirmi perché è bello, è sano e valsugano. Io non riuscirò a leggerli tutti oggi perché sono veramente... Cioè adesso io non so se riuscite a vedere ma... Cioè, siete dei pazzi. Fanculo i Korn, fanculo tua mamma. Gli Static X sono meglio dei Deftones. Un Daniele Montesi nel mondo è appena morto. Frank Zappa è il miglior compositore del Novecento. A mio avviso c'è molto di meglio. I Mayhem sono molto sopravvalutati. C'è una persona nel mondo che la pensa come te. Per quanto sia particolare e riconoscibile, la voce di David Bowie è terribile. Ma che problemi hai alle orecchie? Marilyn Manson ha un repertorio ricco di pezzi molto diversi fra loro. Grazie al cazzo. Ascoltare Pink Floyd non ti rende in automatico un cultore della musica. Assolutamente sì. E Red Hot Chili Peppers hanno un repertorio troppo limitato. Sicuramente negli ultimi anni non hanno più osato, se sono rimasti molto nella loro zona di comfort. I Korn sono la migliore band metal di sempre. Quando raggiungerai la maggiore età cambierai idea. Credo che i Linea 77 siano purtroppo poco considerati. A mio parere una band della Madonna. Assolutamente sì. Già prima erano poco considerati, un po' perché sono scesi dalla situazione. Poi quando sono entrati in Macete la gente ha detto: oh, venduti, ah, stronzi, ah, ma che cazzo volete? Cosa, che cazzo rompete i coglioni? La gente non capisce un cazzo secondo me sotto questo aspetto. Però sì, dovrebbero essere
essere più considerati e loro dovrebbero fare nuova musica. Deve essere un po' una roba reciproca. I Nirvana hanno cambiato la musica per sempre? Ma assolutamente no, cioè, o meglio, no. No, bello figo l'ha fatto. Perché dei Primus non parla mai nessuno? Sono molto interessanti e hanno delle bass line della Madonna. Appunto, però poi basta. No, non è vero, spaccano il culo. Anche se i Nirvana sono la band pioniera del movimento grunge, preferisco gli Alice in Chains. Non dico assolutamente niente in merito, voglio leggere i commenti che lasceranno le persone qui sotto. Non so quanto sia un popular, ma Marilyn Manson in spalla ai Five Finger Death Punch non si può vedere. Sono parecchio d'accordo con te. In un modo o nell'altro deve ripartire, perché purtroppo ha preso delle bastonate mediatiche potentissime nell'ultimo periodo, quindi capisco la situazione. I The Clash non sono punk. Ok, posso accogliere la tua obiezione. Quindi che cosa sono? Dardust ha stufato, è onnipresente. Vabbè, ma un motivo ci sarà, vuol dire che spacca, scusa. Mi piace molto Brian Molko, ne sono attratta a livello erotico. Beh, è sicuramente stato un sex symbol per molte. Non ti biasimo. Poi la frequentazione probabilmente finirebbe in maniera drastica. Però scelta tu. Gli Assoli nel 2024 hanno rotto il cazzo. Ma in realtà dipende, se dosatissimi e fatti con cervello ha senso, altrimenti no. La musica non si compra, l'arte non va mai commercializzata. Ma che cazzo stai dicendo? Hai appena detto che ogni artista deve morire praticamente. Sta storia del commerciale va smentita e chiarita una volta per tutte. Non è che se una band diventa commerciale allora è una band di venduti, una band che non fa più musica di qualità. Che cazzo ve l'ha spiegata sta cosa? Il commerciale esiste in ogni forma di genere, in ogni forma d'arte. Poi se un artista sceglie di rimanere più in un mondo underground, un po' più anonimato, perché non gli interessa, va benissimo. Ma un artista che diventa commerciale non va criticato solamente perché lo è diventato. Chi insulta il black metal definendolo solo ed esclusivamente satanismo in maniera superficiale e dogmatica non ci ha capito un cazzo di musica. Vista la totale immensità di sottogeneri, argomenti e band di quest'ultimo, soprattutto le band di ultimi 5-10 anni. Ma se pensi che la gente dà del satanista anche a uno che fa trash metal o heavy metal, è semplice sintomo di ignoranza della persona. Fa casino, ci sono i capelli lunghi, la gente è vestita di nero, ed è ovviamente una giga strozzata, assolutamente. Tutti i rockettari di oggi non vanno oltre i soliti gruppi come Metallica, Pink Floyd, Rage Against the Machine, Nirvana, Queen, eccetera. Ma no, non è vero. La stragrande maggioranza delle persone si soffermano tantissimo sugli storici, ma non è vero che i rockettari hanno questa etichetta, perché ci sono anche i Deep Purple, i Green Day, i Motley Crue. Sto scherzando ovviamente. Ci sono anche gli AC/DC. Il jazz è bello e non dovrebbe essere così tanto di nicchia. Secondo me ha lo stesso problema di un certo tipo di metal. Ma intanto chi ti ha detto che il jazz è di nicchia? Se tu ti basi su quello che hai visto in giro in Italia, allora ti smentisco sta cosa, tu vai fuori, ci sono dei club jazz incredibili, enormi. È sempre stato un po' per antonomasia quel genere d'accompagnamento all'aperitivo, alla fase soft chill della giornata, però in realtà il jazz è super suonato. Il problema è che hanno rotto il cazzo a tutti i jazzisti. Amo il metalcore, molti suoi sottogeneri e anche le nuove proposte che dà, ma il metalcore ultimamente, una virgola ogni tanto sarebbe gradita, ma il metalcore ultimamente tende un po' a ripetersi, a essere ripetitivo, quasi indistinguibile quando si tratta di ascoltare più album o brani. Oh, grande! White Pony dei Deftones è l'album più bello mai pubblicato. È sicuramente un album da 10, un sacco di brani della Madonna. Dire che è il più bello mai pubblicato è forse un po' esagerato. Mi stanno sul cazzo i Depeche Mode, canzoni tutte uguali. Ma mi verrebbe da chiederti se li hai mai ascoltati. Non esce più musica che resta nel tempo, tutta usa e getta. Beh, è vero, sicuramente la percezione è quella. Bisognerebbe vedere tra 20 anni che effetto fa ascoltare la musica che è uscita adesso. Perché noi abbiamo un appeal diverso nei confronti della musica uscita negli anni 70, 80, 90. Quando viviamo il periodo storico è tutta un'altra cosa. E te lo dico senza sapere l'effetto, perché non ho ancora 40 anni. Magari il mio me di 40 anni dirà la stessa cosa, oppure no. Adoro Joan Jett e le Runaways. Secondo me molte artiste donne sono sottovalutate, ma soprattutto poco conosciute. Dovremmo dare più voce al punk rock femminista. Ma io non credo che nessuno gli vieti qualcosa. Il problema del metal o dei generi vari sono i metallari stessi. Molto spesso sì. Ma anche la gente ignorante che non si avvicina al genere. Machine Gun Kelly ora è odiato da tutti, ma fra 10 anni sarà considerato un caposaldo, come è successo 15 anni fa con Limp Bizkit, Slipknot e fra tanti altri. Paragonare Machine Gun Kelly a Limp Bizkit e Slipknot mi pare un po' una stronzata. Mi duole dirlo, ma probabilmente è l'unico album di Marilyn Manson bello e dall'inizio alla fine Mechanical Animals. In più ha copiato molto da Rob Zombie, per l'estetica invece è un genio. Ah, come se l'estetica invece lui se la fosse inventata. In quel periodo tutte queste band si sono un po' copiate tra di loro, secondo me. Per quanto riguarda Mechanical Animals, sì, è un album della Madonna, ma non è l'unico album bello di Marilyn Manson, perché comunque Portrait of an American
Family ha fatto la storia. Ma la domanda è più bello quello prodotto da Trent Reznor o quello non prodotto da Trent Reznor? Gli I Prevail sono meglio dei Linkin Park. Gli I Prevail non sarebbero mai nati se non ci fossero stati Linkin Park. Motley Crue, una delle band più sottovalutate, per me è una delle più belle. Ma come fai a dire che sono sottovalutati, che hanno fatto la storia del glam rock, hanno suonato in tutto? Cioè, come non puoi dire che sono sottovalutate. Al massimo puoi dire sopravvalutate. Cristo santo, tutti i rockettari che vedi li ascoltano, come cazzo fai a dire sottovalutate? E comunque hanno rotto la minchia. Con l'arrivo di Eloy, gli Slipknot sono tornati ad essere interessanti. Vabbè, non rispondo nemmeno. Povero Jay Weinberg. La scena metal italiana, in generale, non è morta. E sia con la Chainsaw Night, sia con certi artisti, potrebbe cominciare ad avere più voce nella musica italiana. È quello che ci auguriamo tutti. Per me gli Avenged Sevenfold sono una delle band più importanti nel mondo metal, sia per la tecnica che per la composizione. Mi verrebbe da chiederti quali band metal conosci oltre a loro, però... I Dream Theater mi annoiano tantissimo, quel tipo di progressi con troppo tecnicismo non mi trasmette nulla. Condivido, sono particolarmente d'accordo. Trovo che le band nu metal al di fuori dei Korn, Slipknot, Deftones, come per esempio i Mudvayne, Cold Chamber e Static X, abbiano uno stile ripetitivo pesante all'ascolto e poco interessante. Diciamo che è un genere che soffre di questa caratteristica un po' in generale, perché appunto il nu metal c'ha quella caratteristica di crossover, fusion tra l'hip hop, il metal, la parte rappata, la parte... Diversi album degli Slipknot, ma anche dei Korn stessi, hanno subito un po' questa caratteristica. Il thrash metal è uno dei sottogeneri meno interessanti del metal. Tolti i Big Four, i Testament, Sepultura, le altre band le trovo inutilmente grottesche e poco interessanti, come per esempio gli Exodus. In realtà è molto importante il thrash metal perché ha dato vita a un sacco di sottogeneri molto fighi, come ad esempio la fusione tra l'hardcore e il thrash metal, appunto citando una band a caso tipo i Pest Control, sono una figata e attingono un pochino dall'hardcore e dal thrash, quindi secondo me è importantissimo come genere. Penso che i Kiss siano una band migliore rispetto agli Iron Maiden. A parte il fatto che sono due generi diversi, a me hanno stufato tutti e due. Baby Lasagna, top, no cap. Passiamo adesso invece al Fantabosco musicale e alle prossime date da segnalarvi. Per tutti gli eventi che vi citerò, troverete qua sotto nei commenti e nella descrizione i link per l'acquisto di biglietti o per le informazioni. Venerdì 17 maggio alla Tenda di Modena si esibiranno la Chocobo Band. Abbiamo già parlato in passato di loro. La Chocobo Band è un progetto symphonic prog metal molto figo che ritratta e reinterpreta le colonne sonore di Final Fantasy. Ci sarà la presentazione del nuovo album e inoltre ci sarà un opening act molto interessante. Come opening act ci saranno i Po, un progetto metal interamente ispirato ad Edgar Allan Poe. Anche i Po dovranno presentare il loro nuovo album, interamente ispirato ai disturbi mentali. L'altra figata è che questo evento è completamente gratuito, quindi non avete scuse, voglio vedere la Tenda piena imballata. Il giorno dopo, ovvero sabato 18 maggio, si esibiranno i San Levigo a Roma. Ne abbiamo già parlato, è un progetto molto interessante, altro in italiano, stanno presentando il loro ultimo lavoro, vi invito ad andarli a vedere sabato 18 maggio, ripeto, a Largo Venue, in via Biordo Michelotti numero 2. Come opening act ai San Levigo ci sarà Di Maggio, un cantautore indie pop, accompagnato questa volta però da una band. L'apertura parte sarà alle ore 21, le band cominceranno a suonare alle 21.30. Per i nostri amici di Milano invece, lo stesso giorno al Legend Club ci sarà la Chainsaw Night Special Show, perché oltre agli 8 DJ che si esibiranno quella sera, ci saranno anche 4 ospiti a sorpresa. Passiamo al prossimo evento che si terrà a giugno, stiamo parlando del Low Fest, un evento che durerà per 3 giorni, dal 20 al 22 di giugno, allo Spazio 4.0 a Piacenza, in via Manzoni 21. Ci saranno una tonnellata di band, dal metal all'hardcore al grind, una figata pazzesca. Se volete, su Dice ci sarà la possibilità di comprare il 3 Days Pass, quindi comprando tutti e 3 i giorni avrete la possibilità di spendere un pelo meno, perché costerà 15 euro più diritti di prevendita. In alternativa potrete comprare la cassa ogni singolo evento, il primo costa 5, gli ultimi 2 costano 10. Ultimo evento che vi propongo oggi, parliamo dello Sziget, uno dei festival più attesi a livello mondiale, che si terrà a Budapest. Stiamo parlando di 60 palchi che ospiteranno più di 270 artisti provenienti da tutto il mondo, generi musicali, non riesco neanche a contarveli da quanti ce ne sono, e tante attrazioni, spettacoli, giostre. Insomma, durante la giornata avrete l'imbarazzo della scelta sul cosa fare e sul dove andare. Quest'anno Sziget proporrà degli artisti da livello di Liam Gallagher, Fontaine DC, The Editors. Il divertimento è assicurato e uscirete sicuramente da lì con un bagaglio culturale immenso. Vi ricordo che l'evento sarà dal 7 al 12 di agosto, vi lascio comunque qua sotto il link per andare ad acquistare i biglietti o comunque per prendere informazioni ulteriori. E siamo arrivati anche oggi alla fine del notiziario, grazie per essere rimasti con me fino ad ora, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un like nel caso la puntata vi sia piaciuta. Noi ci vediamo alla prossima puntata e vi consiglio di non perdervela, perché sarà una puntata veramente folle riguardante un festival che ho appena fatto. Mi raccomando. Tu sei benvenuto nella casa blu. Tu sei benvenuto nella casa blu.
sei benvenuto nella casa blu, blu show aperto.